Tiziano Ferro annuncia il divorzio dal marito Victor, sposato nel 2019. Successivamente i due diventano genitori di due bambini, Margherita e Andreas, e vivono insieme a Los Angeles. Questa separazione Tiziano Ferro la racconta in un post su Instagram e dice: «Come sempre, che sia gioia o dolore, consegno a voi la mia storia, perché non saprei fare diversamente, perché di voi mi fido. Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da Victor. L'ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche per il divorzio. È un momento delicato, in cui tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due meravigliosi figli, che attualmente trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me. In questo momento non posso lasciarli e non posso portarli con me in Italia. Per questo, con grande tristezza, sono costretto a disdire gli impegni presi con voi e con Mondadori per presentare il mio primo romanzo, un appuntamento che attendevo da una vita. Voi lo sapete, ho portato avanti un tour contro il parere dei medici, non avrei mai cancellato quei concerti, non mi sarei mai privato della gioia di ritrovarvi dopo 6 anni, di cantare e ballare insieme. Questa volta però è diverso. Non si tratta di me e della mia salute, si tratta di due bambini piccolissimi e della loro serenità. Chiedo immensamente scusa, ma adesso loro sono la mia priorità. Il vostro affetto mi ha sempre sostenuto nelle situazioni difficili e sono certo che accadrà anche stavolta. Mi affido al vostro buon cuore. Questo momento buio passerà e torneremo a cantare e a ridere, a parlare del mio libro, della mia vita, della nostra vita. Ci vedremo comunque, anche nella distanza. Vi voglio bene, Tiziano».